Palazzo Minucci fu edificato da Minuccio Minucci a Serravalle nel 1590. Al palazzo si accede attraverso un grande portone che mette ad un androne acciottolato, per poi attraverso uno scalone monumentale accedere al salone dei ricevimenti. Nel corso del XIX secolo la proprietà del palazzo passò dalla famiglia Minucci alla famiglia De Carlo. Tra i membri di questa influente famiglia possiamo sicuramente ricordare Camillo De Carlo, in quanto trasformò il palazzo in un museo, grazie alla presenza delle sue numerose opere collezionate durante i suoi lunghi viaggi. Il salone dei ricevimenti è situato al primo piano dell'edificio ed era la stanza dove intuibilmente venivano accolti gli ospiti e spesso veniva utilizzata come sala da ballo. Alzando gli occhi possiamo notare, oltre che agli splendidi lampadari di origine veneziana, un loggiato dotato di balaustra, che era il luogo nel quale venivano accolti i musicisti che avrebbero quindi animato la serata. La stanza è interamente decorata con stucchi e tele settecentesche rappresentanti le imprese di Alessandro Magno, tutte opere attribuite ad Antonio Lazzarini. Qui ci troviamo di fronte a questa magnifica collezione di opere che Camillo De Carlo collezionò durante i suoi numerosi viaggi. Tra gli elementi più importanti possiamo ricordare i due cani di Fo, i quali avevano la funzione di rappresentare l'imperatore, dei quali possiamo distinguere il maschio in quanto regge sotto la zampa il mondo e la femmina che invece regge il cucciolo sotto le unghie. Altri elementi importanti possiamo ricordare le tre potiche, ovvero i tre vasi caratterizzati dal colore bianco-azzurro. Potiche è un termine che sta ad indicare proprio la caratteristica forma di vaso, di denominazione francese. La parte centrale del salone dei ricevimenti è occupata da un grande tavolo recante due vasi color rosso chiamati appunto sangue di bue per via del caratteristico colore rosso sangue che li caratterizza. Vi sono inoltre presenti due leoni, dei quali però non ci sono giunti particolari informazioni, e un vassoio finemente decorato recante una coppa con della frutta in giada, pietra molto importante per le regioni orientali. Ora scopriremo le stanze di questo palazzo e qui ci troviamo nel salotto rosso, o salotto dei medaglioni. La cosa che spicca di più ai nostri occhi è la composizione ideata dal De Carlo, che è l'albero della vita, e l'albero della vita che può essere collegato all'albero della vita ebraico, infatti la madre del De Carlo era ebrea e poi si è convertita successivamente per potersi sposare, e è composto da 40 bicchieri di boemia incisi e colorati, decorati, e da 9 piatti in ceramica di Canton che formano le foglie dell'albero. E poi i bicchieri invece formano i fiori e poi tutta la composizione tutta insieme dalla latta e dall'oro. Questa stanza può essere detta anche la stanza delle tre religioni. Il cristianesimo è rappresentato da una statua di Maria e di Gesù. Poi c'è il buddismo che è rappresentato da una statua del Buddha. Infine l'Islam che è rappresentato dai portacorano sul tavolino. E sul tavolino possiamo notare anche un coltellino che poteva trasformarsi anche in una pistola. E sul tavolino è presente anche il libro di Gabriele D'Annunzio che lui stesso dona al De Carlo grazie alla loro amicizia. Un'altra cosa importante di questa stanza è il vaso, un vasetto verde, e è importante perché grazie al suo colore possiamo risalire alla dinastia di appartenenza. Infatti ogni volta che una dinastia nuova saliva al potere si sceglieva un colore e per tutta la durata della dinastia i vasi venivano prodotti di quel medesimo colore. Ci siamo spostati ora nel salotto delle giade. È una collezione di giade che ha importato il De Carlo dalla Russia, probabilmente perché era stato mandato per il suo lavoro di spia. La giada più importante della collezione è quella del colore più chiaro, che rappresenta un'anatra con il suo anatroccolo e in mezzo tra i due un fiore di loto.
è la giada più importante, poiché siccome era più difficile trovarla di questo colore, veniva immediatamente spedita all'imperatore, che era l'unica persona che poteva tenere questo materiale. Ci troviamo ora nel salotto dei succhi d'erba, che deve il suo nome alle pareti che sono ricoperte da tele grezze dipinte con dei succhi naturali alle erbe, che rappresentano 9 scene di caccia. Questo salotto è stato ideato dal De Carlo, che si è ispirato a un personaggio di cui possiamo vedere il busto sopra a un mobile inlaccato veneziano. Questo busto rappresenta Federico II di Prussia. Il De Carlo si è ispirato a questo personaggio, infatti possiamo trovare dei riferimenti sopra ai diversi mobili. Ad esempio possiamo notare delle tabacchiere e delle scatolette portapillole che infatti Federico II di Prussia era solito collezionare. Questa stanza ospita anche un pezzo particolare. Si tratta di una portantina veneziana del 700 dorata, decorata e intagliata. Nel lato opposto della stanza invece troviamo il caminetto e di fronte possiamo vedere una seggiolina russa. La particolarità di questa seggiolina è che era stata strutturata per essere montata su una slitta. Veniva invece impiegata per far sedere i primogeniti durante la presentazione alla famiglia, una volta che questi sarebbero stati in grado di stare seduti da soli. Eccoci qui, siamo giunti nella sala dei due arazzi. Ma la stanza è importante anche per la presenza dei suoi stucchi. Sul soffitto, infatti, possiamo trovare degli stucchi molto pregiati che rappresentano la famiglia dei Minucci. Che cosa loro hanno fatto, che cosa amavano? Amavano la musica e hanno intrapreso molto spesso la vita ecclesiastica e la via militare. Ricollegandoci all'ambito ecclesiastico, troviamo il Messale, scritto in latino nel 1775, e questo rappresenta anche la cultura che la famiglia dei Minucci portava avanti. Inoltre possiamo trovare anche la pianeta, che è una veste utilizzata dal parroco per dire le messe, trovata nella chiesetta annessa al palazzo. Successivamente troviamo un tabernacolo ligneo, intagliato e decorato, opera di Ghirlanduzzi, una famiglia di Ceneda. Ma la cosa che ci sorprende di più in questa stanza è la presenza di 6 quadri. 4 di questi rappresentano le 4 stagioni. Le cornici sono opera del Brustolon, un importante scultore di Belluno. Oltre a questi 4 quadri possiamo trovare inoltre un quadro che rappresenta Paola Morpurgo. Essa è la madre di Camillo De Carlo. Ma il più imponente quadro che troviamo in questa stanza è il quadro che rappresenta la Madonna che sale in cielo e San Francesco. Infine, questa stanza ospita anche un tavolo nell'angolo sul quale vi è la presenza di molteplici fotografie raffiguranti il De Carlo in momenti principali della sua vita, come ad esempio lui a cavallo oppure lui quando era su un aereo. Ci troviamo ora in questo corridoio che conduce alle camere degli ospiti. Nella parete di destra possiamo notare l'esposizione dei piatti da cucina. Sono inoltre presenti diverse sculture in vetro, in particolare 2 venivano poste nella tavola centrale posizionata nella sala in cui venivano svolti i banchetti e servivano per catturare gli insetti. Infatti all'interno di queste veniva spalmato del miele e gli insetti, attratti dall'odore, passando per un foro ne rimanevano catturati all'interno. Nella parete opposta possiamo notare 4 incisioni del Baudet di fine 600 a tema mitologico. Eccoci nella prima camera degli ospiti, questa è molto chiara poiché fu ornata con stucchi. Sono presenti un letto veneziano del 700, 2 poltroncine francesi intagliate e dorate e 2 console con sovrapposti 2 vasi di Dresda dell'800. Questi sono molto rari poiché le fabbriche che li producevano furono distrutte durante la Seconda Guerra Mondiale. Altri elementi della stanza sono i 2 inginocchiatoi intarsiati del 600, un trumeau cui sono posti sopra delle foto della famiglia del De Carlo e alcuni oggetti veneziani. Ultimi elementi della stanza sono una console in radica di noce a cui è anteposta una poltroncina francese. Adesso ci troviamo nella stanza degli ospiti dedicate alle donne, dove il colore dominante è il rosa, intonato con i letti e con i soprammobili veneziani. I mobili di questa stanza sono del 700 e di particolare attenzione c'è una console con al di sopra un orologio in bagno d'oro. Poi si trovano 2 vasi di Dresda di fine 800 con manici di serpente, come nella precedente stanza degli ospiti. E infine ci sono questi particolari tappeti che si chiamano kilim,
usati dalle antiche tribù nomadi come separatoi nelle tende. Ci troviamo nella stanza degli ospiti. Di particolare attenzione c'è il grande letto, che è il letto più grande della casa, con testiera veneziana. Da cornice un dipinto che raffigura il trionfo di Eugenio di Savoia contro i Mori. Di grande evidenza c'è anche la grande stufa in maiolica, appoggiata su una lastra di marmo rosa. Al centro della stanza ci sono due tavolini, uno dedicato al gioco da tavolo, l'altro dove ci sono degli oggetti dei vari viaggi del Camillo. Ultimo elemento della stanza è il grande arazzo tessuto a fiamma con al centro lo stemma della famiglia Minucci. Corona Pagotto, questo era il nome della cuoca di palazzo che in questa cucina, rifatta nel 1929, dava sfogo alla sua creatività e talento, soprattutto nella preparazione dei dolci. I suoi attrezzi di cucina erano numerosi, in particolar modo formine e oggetti per impastare. All'interno degli armadi in questa cucina ci sono conservati diversi servizi da tavola, con numerosi bicchieri di diversi colori che dovevano rispecchiare quelli imposti dal decalo nella sala da pranzo. Altro servizio è quello dell'argento San Marco dell'Ottocento, utilizzato per mettere le pietanze e tenerle al caldo. In questa cucina un elemento particolare è la termocucina, ovvero quella cucina Zoppas del 1958 che fungeva anche da boiler per l'acqua calda e che riusciva a portare appunto l'acqua calda in tutto il palazzo. Questa è una delle stanze più particolari del palazzo, come forse era anche l'abitudine del De Carlo, cioè quella di far portare agli invitati a cena dei vestiti, degli abiti, tutti dello stesso colore e addirittura il cibo, e la tovaglia e addirittura a volte anche dei fiori che venivano messi magari in primavera o in estate dovevano avere gli stessi colori. Il De Carlo aveva anche una specie di superstizione, cioè quella di non essere mai in 13 a tavola. Infatti se fossero stati in 13, il De Carlo avrebbe chiamato una ragazza che quindi avrebbe prestato servizio a tavola fino al momento del caffè. Il posto del De Carlo era segnato da un pugnale, probabilmente l'elsa di una spada. Nella stanza sono presenti 4 quadri, ma 2 sono particolarmente importanti. Uno infatti è un quadro fiammingo di artista ancora ignoto. Il secondo quadro importante è un quadro attribuito al Bassano. Nella parte alta della stanza possiamo osservare dei quadri rappresentanti gli avi di tutti i Minucci. Il più importante è il terzo da destra, che raffigura Minuccio Minucci. Minuccio Minucci non entrò mai di fatto nel palazzo, perché quando arrivò sulla strada davanti al palazzo non gli piacque e quindi decise di non entrare, quindi l'unica parte che è entrata di Minuccio Minucci nel palazzo è proprio il suo quadro. Siamo ora nella libreria, una piccola libreria contenente tantissimi libri, però sono circa 1200-1300 volumi, quindi possiamo dire che contiene un patrimonio ampissimo di cultura. Alle pareti ci sono 57 carte geografiche del Settecento, quindi i territori non sono fedeli come adesso, a livello di confini non sono come adesso, però sono molto dettagliate per l'epoca. Gran parte della libreria appartiene alla madre del De Carlo, Paola Morpurgo, discendente da una famiglia di banchieri e mercanti ebrei, quindi anche di un certo livello culturale, se si può pensare, e si pensa che abbia spinto il figlio a cercare di raccogliere un insieme di volumi di grande valore culturale, il che all'epoca non era una cosa consueta per una donna. Ultimo elemento della stanza, uno dei più importanti e anche forse uno dei più belli, è un cesendello. Nella casa se ne sono presenti solo 3 di cesendelli. È un lampadario veneziano al cui centro veniva messo l'olio con uno stoppino e un galleggiante che veniva acceso in modo tale da permettere l'illuminazione della stanza. Ci troviamo ora nel salotto di Camilla De Carlo, la sorella di Camillo. Essa prediligeva un gusto più semplice e negli arredamenti una particolare attenzione al valore affettivo. Nella parete sinistra della stanza c'è un ritratto di Camillo De Carlo, il proprietario del palazzo, vestito secondo la tradizione del secolo scorso, quindi con degli abiti da bambina nei primi anni d'età. Sempre sulla stessa parete si trova l'unico ritratto della proprietaria di questa stanza, quindi della sorella Camilla, dove essa è raffigurata
al Lido di Venezia lungo la spiaggia, dove indossa un cappello di paglia. Nell'altra parete della stanza si trova un altro importante quadro, la cosiddetta Moretta, una servetta veneziana del Settecento, indossa una maschera nera e con un boccaglio in bocca in modo che fosse impedito di parlare impropriamente. Un oggetto particolare di questa stanza è lo specchio che vedete alle mie spalle, perché si dice che su esso alcune volte compaia un fantasma di una donna o di un uomo e alcune volte di un cervo. E ciò rende molto suggestiva questa stanza. Entriamo ora nella camera di Camillo De Carlo. Al centro della stanza si trova un importante tavolo a sei gambe, in stile Luigi XIV. Sopra di esso si trova una coppa e quattro galli posti sugli angoli della superficie del tavolo, che venivano riempiti con dell'incenso, con dei profumi, e quando serviva, prima di dormire, venivano accesi per profumare la stanza. Sulla sinistra si può trovare un comodino sopra del quale c'è un bauletto con un insieme di flaconcini dove probabilmente il Camillo De Carlo poneva le sue medicine a base di spezie naturali. Queste probabilmente vennero prese direttamente da Camillo durante uno dei suoi viaggi. Questo è l'ex studio del De Carlo, ora adibito alla conservazione delle sue medaglie in queste teche. Sono conservate due medaglie d'argento, una di bronzo e quella più importante d'oro, assegnatagli successivamente alle sue peripezie oltre il Piave, per aver trovato dei metodi ingegnosi per comunicare con le truppe italiane. Questa stanza ospita anche una importante bandiera che sicuramente è stata in prima linea in guerra, reca appunto anche delle macchie di sangue e dei buchi causati da frammenti di granate o proiettili.